non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Il tempo cura le ferite e ci insegna come superare la tristezza. Non ci sono ricchezze maggiori di quelle della salute del corpo e della pace della mente. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne perdiamo tanto. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma perché non osiamo che sono difficili. La mente che è tranquilla vede con chiarezza e la forza interiore fa sì che non siate vinti dalle avversità. Non è la vita che è troppo breve, ma noi la rendiamo così, sprezzando il nostro tempo. Ci sono più cose che ci spaventano che quelle che ci feriscono, e soffriamo di più nel pensiero che nella realtà. La fortuna ride ai coraggiosi. La vera saggezza consiste nel riconoscere la propria ignoranza. La felicità non è un premio che arriva dall'esterno, ma un dono interiore che dobbiamo coltivare. Non c'è miglior rispetto per la vita che vivere in armonia con la natura. Il modo migliore per prepararsi al futuro è concentrarsi con tutta la propria intelligenza, energia e passione sul presente. Il nostro destino non dipende dalla fortuna, ma dalle scelte che facciamo. Non basta conoscere la verità, bisogna anche agire in base ad essa. Ciò che è fatto con amore è sempre ben fatto. L'uomo deve essere sempre pronto a tutto, perché non sa mai quando la morte lo chiamerà. La vera felicità consiste nell'essere in pace con se stessi. Non esiste virtù senza sforzo. L'ignoranza è la madre della paura. Non c'è nulla di più prezioso del tempo, perché una volta perso non può essere recuperato. Il miglior modo per imparare è insegnare agli altri. La mente è tutto, ciò che pensiamo diventiamo. La fortuna non è mai costante, ma la saggezza sì. L'amicizia è un dono che deve essere coltivato con cura. L'uomo saggio non giudica le cose dalla loro apparenza, ma dal loro contenuto. Il dolore non può essere evitato, ma la sofferenza dipende da noi. La vita è breve, ma basta per fare il bene. La vera felicità non consiste nella ricchezza, ma nell'essere contenti di quello che si ha. Il vero nemico dell'uomo è la paura. Non siamo ricchi per quello che abbiamo, ma per quello che siamo in grado di dare. L'importante non è quello che abbiamo, ma quello che siamo. La forza di un uomo non si misura dalla sua capacità di combattere, ma dalla sua capacità di resistere alle avversità. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di affrontarla. La vera libertà è quella di non essere schiavi delle proprie passioni. La vera saggezza consiste nel non desiderare ciò che è impossibile ottenere. Non c'è niente di più prezioso della conoscenza di se stessi. Non esiste alcun posto sicuro, tranne il luogo dove si è al sicuro dentro se stessi. Non cercare di convincere gli altri, ma di persuaderli. La fortuna può cambiare in un attimo, ma la virtù è eterna. La vita è come un gioco di scacchi, bisogna pensare a ogni mossa con attenzione. La vera felicità non consiste nell'avere tutto, ma nel non desiderare nulla. La verità non ha bisogno di difensori, ma solo di espressione. La mente è come un giardino, bisogna coltivare le piante migliori e sradicare le erbacce.
Non cercare di insegnare agli altri ciò che non conosci bene tu stesso. Il tempo è il miglior medico per tutte le ferite. La felicità non è una meta, ma un viaggio che va percorso ogni giorno. La vera ricchezza non consiste nelle cose che si possiedono, ma in quelle che si possono dare. Non c'è nulla di più potente della mente dell'uomo, perché essa può creare o distruggere ogni cosa. La vera saggezza non consiste nell'essere perfetti, ma nell'accettare i propri limiti e lavorare per migliorarsi ogni giorno,